Come mai l'intreccio è così presente a Mogliano? Ci sono delle questioni storiche. Allora, l'intreccio è comune, è una lavorazione comune in tutte le società contadine, ma direi in tutto il mondo. Banalmente è comune perché un materiale leggero e facilmente reperibile sul territorio diventa resistente e utilizzabile per tante attività, soprattutto nella campagna. A Mogliano c'è stata questa concentrazione perché naturalmente alcune famiglie da autoproduttori, quindi da produrre gli oggetti per loro stessi e per il piccolo mercato locale, hanno cominciato a produrre gli oggetti per un mercato un po' più ampio e a venderlo. Addirittura le ricerche storiche che abbiamo fatto, la prima lettera commerciale che troviamo a Mogliano sulla vendita di cesti fatti nel paese e venduti fuori è verso la fine del 1600, quindi Caspita. c'era già un'attività, diciamo, di creazione degli oggetti e di vendita. Poi dopo perdiamo totalmente le tracce di questi tipi di attività, però sappiamo che nella seconda parte del 1900, cioè dopo finita la guerra, alcune famiglie, tra cui quella di mio nonno, cominciano a fare gli intrecci per essere venduti non solo nel paese, ma sempre più in larga scala. Prima si inizia con i cestini per l'agricoltura, che poi passa a gli oggetti passano a diventare delle piccole borse o dei piccoli oggetti per la casa, fino a poi il distretto si specializza intorno agli anni 80 nell'arredo, per poi ritornare ai giorni nostri anche a una grande produzione di oggetti per la moda. Il distretto si crea appunto un distretto, non solo chi produce, ma anche chi vende il materiale, chi lavora il materiale, quello che è tipico di un distretto italiano. In un piccolo territorio si concentrano tutte le funzioni necessarie affinché funzioni appunto quel tipo di lavorazione. E il distretto fino agli anni 80-90 ha un'espansione. E di fatto a Mogliano c'erano decine e decine di aziende artigianali, qualcuna più strutturata con decine di lavoratori su ogni azienda, ma poi di fatto, come succedeva spesso nell'Italia degli anni 70 e degli anni 80, chi lavorava nelle campagne nel pomeriggio, quando calava il sole, lavorava anche per le aziende e quindi prestava manodopera a casa. Quindi di fatto abbiamo un paese di intrecciatori dove ognuno in ogni famiglia aveva almeno o il nonno o lo zio o la mamma che faceva anche quel tipo di lavoro lì. Quindi è una conoscenza diffusa e potrei dire che contavamo migliaia di artigiani, qualcuno che lo faceva a tempo pieno come attività principale, qualcuno che era da supporto.